22 novembre 2022. Ultimo messaggio della Vergine Maria all'Ozde Maria. I demoni sono addosso all'umanità e il comunismo dominerà il mondo. Ecco l'ultimissimo messaggio della Madonna, della Vergine Maria, che questa volta appare all'Ozde Maria, la veggente americana, il giorno 22 novembre 2022. Un messaggio piuttosto lungo, in cui si parla degli effetti dannosi del sole sulla terra, sulla fauna e flora, ma anche degli effetti del comunismo che si espanderà fino a dominare il mondo insieme ai demoni, che oramai sono addosso all'intera umanità. Tanti paesi saranno in difficoltà, ma anche in guerra, con molta carenza di cibo. Bisogna essere vicini al Signore, pregando e consacrandosi alla Madonna per vincere sul male. Leggiamo il messaggio. Amati figli del mio cuore immacolato, ricevete la mia benedizione materna. Cammino con i miei figli, li amo, li tengo tra le mani perché non si perdano. In questo momento la confusione si sta diffondendo come le erbacce nel campo che crescono in fretta senza essere viste. Le ideologie con grandi falsità stanno separando i miei figli dal corpo mistico del mio divin figlio. Una è la parola divina, non seguite chi vuole ingannarvi. Amati figli, la stella sole è in convulsione, agitata, emana la sua forza verso la terra e questo, figli, si tradurrà in un clima che causerà gravi danni alla terra e a voi. Di fronte a tanta incredulità dei miei figli nei confronti degli annunci del cielo, i fenomeni naturali si accentuano e la terra continua a tremare con grande furia. Di fronte a tanta incredulità dei miei figli, si accentuano le misure con cui le comunità soffriranno per mano umana in ogni città e in ogni nazione. Figli del mio cuore, state allerta dal punto di vista spirituale e fisico. Il male provoca danni quando i miei figli si ostinano a ignorare la legge di Dio e i sacramenti. Dovete consacrarvi a me per mantenere uno scudo di difesa finché rimarrete creature obbedienti e buone sotto ogni aspetto. Amati figli, avete dimenticato che il comunismo dominerà il mondo e si diffonderà su tutta la terra. I miei figli non si accorgono di essere condotti sul precipizio, dominati da coloro che non desiderano la salvezza delle loro anime. Il comunismo dà potere a piccoli gruppi. Queste associazioni provocano il caos e sono disposte a lottare per ottenere cibo e altri beni di cui non dispongono. I demoni sono addosso all'umanità. Questo è molto pericoloso. L'ignoranza spirituale è l'ignoranza delle sacre scritture. La preghiera è indispensabile. Non pregare vi allontana dalla Santa Trinità e da questa Madre. Preghiera, preghiera, preghiera. Mia amata, la Chiesa di mio figlio sarà vestita di lutto e i miei figli diventeranno più confusi a causa dell'ignoranza spirituale. Vedrete un grande segno in cielo davanti al quale alcuni dei miei figli saranno terrorizzati e i credenti sapranno che, essendo in guerra, l'avvertimento sarà vicino. Siate responsabili, figli miei, siete veri figli del mio divin figlio. Gli avvenimenti dell'umanità sono difficili, la creatura umana deve convertirsi ora, come se il prossimo momento fosse l'avvertimento. Allarmi, figli. Pregate per l'America, la natura si rivolta contro di lei. Gli amici di questa nazione la abbandonano nel bel mezzo della guerra. Pregate, figli del mio divin figlio, pregate per la Francia. Il fuoco porta a bruciare i grandi monumenti di questa nazione. Pregate, figli del mio divin figlio, pregate, pregate per il Giappone, pregate per l'Afghanistan, pregate per l'Australia. La sofferenza arriva in queste nazioni. Pregate, bambini, pregate, pregate. Il magnetismo della terra è minore. Pregate, bambini. Pregate per la malattia che si avvicina, pregate per il nuovo impedimento a muoversi, pregate. Siate fedeli al mio divin figlio.
Siate cauti nelle vostre azioni e nei vostri gesti. La sofferenza dell'umanità è vicina. Salvate l'anima, figli. Siate prudenti e attenti ai vostri fratelli. Unitevi e siate un solo cuore di amore, di preghiera, di offerta e di riparazione. Il mio cuore è un'arca di salvezza. Vi proteggo costantemente. Non temete, sono con voi. Madre Maria. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.